La pagina della cultura che ci propone un'opera d'arte in forma di libro ispirata al Sermone della Montagna. È stata presentata a Bologna nella Galleria d'Arte Moderna Raccolta Lercaro. Andiamo a vedere con Celeste Acquafredda. Al centro di numerosi dibattiti fra teologi e filosofi, il Sermone della Montagna, che nelle Sacre Scritture rappresenta la Magna Carta del Cristianesimo, ora diventa opera d'arte in forma di libro dal titolo Imago Christi, su committenza della Fondazione Lercaro, presieduta dal Vescovo Ausiliare di Bologna, Monsignor Ernesto Vecchi, alla Fondazione Marilena Ferrari. Abbiamo trovato questa sinergia che andremo avanti e non faremo leva sui fondi pubblici che devono essere spesi meglio, no? Ma debbono far leva su tanti fondi anche privati che possono essere impiegati per dare una misura alta alla vita normale della gente. L'artista che ha realizzato l'opera libro, donata a Papa Benedetto XVI, è Nicola Samori. 66 tavole, riprodotto in 750 esemplari. È una giovane promessa della pittura italiana. Samori ha utilizzato il linguaggio di un mondo visionario contemporaneo per unire estetica e teologia. È fatta di due segni antichissimi ed essenziali, il cerchio e la croce. Il cerchio apre nella sua forma di continuità e perfezione il testo, lo intercala, anche se l'elemento forte, che poi ho dedotto anche dalla lettura di Bonhoeffer, come elemento chiave dello svolgimento di tutto il discorso della montagna, anche se è invisibile ma fortemente presente, è quello della croce. L'artista si è avvalso della collaborazione di tante botteghe artigiane. Alcune recuperate completamente, alcune che sopravvivono solo con noi, e questa è la soddisfazione più grande che io provo.